Lavori bloccanti per furto a Pasiano di Pordenone, ladri in azione sul nuovo ponte del fiume Sile, sparito gasolio e materiale per migliaia di euro, il colpo nella notte. Continuano le fusioni dei comuni in Veneto, 12 le aggregazioni in questi primi mesi del 2023. Negli ultimi 10 anni il processo ha favorito lo stanziamento di risorse statali per 65 milioni di euro. La fondazione Think Tank Nord-Est, spopolamento e pochi servizi, le ragioni degli accorpamenti, a ottobre altri 4 referendum. I carabinieri del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale di Venezia restituiscono ai gesuiti di Roma due dipinti rubati 28 anni fa nella capitale. Le opere raffigurano i santi Pietro e Paolo. Dopo vari passaggi di mano, i militari hanno trovato i dipinti comparsi sul mercato dell'arte. Ieri sera la riconsegna al termine di una lunga indagine. L'ente Friuli nel Mondo compie 70 anni al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons. Le celebrazioni dell'associazione, ricordati nell'occasione anche i 100 anni dalla nascita di Renato Appi, conoscitore e studioso della cultura friulana. Informazione di Media 24, eccoci, ben ritrovati. Questi erano i titoli della nostra edizione del telegiornale, che si apre con un tragico incidente stradale a Pozzuolo del Friuli ieri sera in via Petri. Appunto a morire un ragazzo di 27 anni a seguito di un sinistro, una moto finita contro un albero per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Latisana. Per il ragazzo, nonostante l'intervento del numero unico di emergenza e dei sanitari, non c'è stato nulla da fare, troppo gravi per lui le ferite riportate. Lavori bloccati per furto, succede a Pasiano ad Azzanello nel cantiere sul nuovo ponte del fiume Sile. Il servizio, Rosario Padovano. Incredibile ma vero, lavori fermi sul ponte del fiume Sile tra Azzanello di Pasiano di Pordenone e Mure di Meduna di Livenza. Ieri si sarebbero dovute infilare le travi per il sostegno del nuovo manufatto, ma i lavori oggi sono sospesi perché c'è stato un caso di vampiraggio. Qualcuno ha rubato il gasolio dai mezzi, furioso il sindaco di Meduna, Arnaldo Pitton. Ai carabinieri della stazione di Prata di Pordenone, competente per questo tratto di territorio, non è giunta alcuna comunicazione o denuncia, ma è possibile che della vicenda si stiano già occupando i carabinieri della compagnia di Sacile. I rallentamenti dunque sul manufatto continuano. I lavori avrebbero dovuto essere consegnati proprio oggi, 15 giugno 2023, invece si dovrà ancora aspettare. A maggio c'è stato uno stop forzato di almeno 10 giorni per colpa del maltempo. Ancora furti, ladri in azione a Valvasone Arzene. I malviventi rompono a casa di un'anziana che vive in campagna e portano via numerosi attrezzi agricoli. È successo l'altra notte in un'abitazione di Ponte della Delizia. I banditi hanno approfittato dell'oscurità e del buio per entrare in azione e rubare nottetempo diverse attrezzature e apparecchi. L'oggetto più costoso è costituito da una spaccalegna del valore di circa 4.500 euro. Poi sono stati portati via varie attrezzature agricole, una televisione e altri suppellettili. I ladri hanno risparmiato il denaro. Del fatto si occupano i carabinieri di Casarsa. E un incendio si è verificato attorno a mezzogiorno a Fossalta di Porto Gruaro. A fuoco un capannone con all'interno dei pacchi di batterie e dei monopattini elettrici. Vigili del fuoco in azione in via Manzoni per domare il rogo. Le fiamme scaturite, secondo una prima ricostruzione, da cause elettriche, probabilmente che hanno portato appunto all'incendio, che di fatto insomma sono scaturite dal materiale che vi era all'interno. Rogo spento, come detto, da parte dei pompieri. Al lavoro le squadre di San Vito e Pordenone più quella di Porto Gruaro, oltre a un mezzo adibito a bombole con aria di scorta. Tutto sotto controllo, anche se i danni si sono stimati ingenti. Sono comunque in fase di accertamento le esatte cause del rogo. Continuano le fusioni dei comuni in Veneto, 12 le aggregazioni in questi primi mesi del 2023. Negli ultimi 10 anni, pensate, i contributi statali arrivati ai comuni della regione che hanno seguito l'iter di accorpamento sono stati pari a 65 milioni di euro.
Calo dei residenti, servizi precari, frammentazione amministrativa sono alcune delle ragioni che sempre più negli ultimi tempi stanno favorendo le fusioni dei piccoli comuni, tanto che in Veneto, secondo l'ultima indagine della Fondazione Think Tank Nord-Est, i contributi statali erogati per gli accorpamenti sono pari a 65 milioni di euro. Anche in questo 2023 sono state premiate 12 aggregazioni. La quota maggiore di risorse finisce nel bellunese, con quasi 2 milioni a Borgo Val Belluna, uno ad Alpago e Longarone, in realtà quest'ultima che in tutto ha ricevuto fino ad ora 10 milioni di euro nell'ultima decade. Guardando ancora i contributi recenti erogati, più di 700.000 euro vanno a Val di Zoldo, 600.000 a Quero Vas. A Pieve del Grappa, nel Trevigiano, arrivano invece 850.000 euro. Esempi si contano anche nel Veronese, Rodigino, Vicentino e Padovano. Le difficoltà con cui oggi si confrontano i piccoli comuni sono causate da dinamiche sociali, spopolamento in primis, spiega Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione Think Tank Nord-Est. L'erogazione dei servizi del territorio e la gestione dello stesso sono altre problematiche, continua il presidente della Fondazione, a partire dalla riduzione della frammentazione amministrativa. In questa prospettiva apprezziamo la rotta tracciata dal nuovo piano di riordino territoriale della Regione, cui è stato affiancato un progetto di legge che agevola i percorsi di fusione abbassando il quorum del referendum al 30%. 4. Infine, le nuove ipotetiche fusioni che potrebbero nascere nel prossimo mese di ottobre. È collegato con noi Marco Putto, che è consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovato Marco Putto. Buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Viabilità veicolare e ferroviaria, ma anche mobilità ciclabile di interesse regionale per il Friuli Occidentale. Questo è il contenuto di una sua interrogazione che ha presentato nelle ultime ore. Qual è la situazione e soprattutto che cosa chiede anche alla Regione, Marco Putto? Sì, allora innanzitutto c'è stato un importante incontro la scorsa settimana tra il vice premier Salvini e l'assessore regionale Amirante, nel quale si è fatto un po' il punto sulle infrastrutture della Friuli Venezia Giulia, con un particolare riferimento al Friuli Occidentale, che è quella porzione del territorio regionale che sconta le maggiori criticità dal punto di vista viabilistico. Ma non si è parlato solo di viabilità, si è parlato anche di treni, di ferrovie e più in generale di come articolare i cambiamenti, le migliorie al sistema infrastrutturale che dal Veneto porta poi attraverso Pordenone al Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto la prima considerazione che nell'interrogazione ho fatto e che poi porta al quesito finale è che dopo il completamento della pedemontana veneta il traffico veicolare nella Pontebana si è intensificato moltissimo. Sì. E quindi di conseguenza ben vengano le misure, come dire, urgenti che portano a, in caso di incidente o in caso di congestionamento del traffico, a portare fuori sostanzialmente il traffico dall'autostrada A4, farlo passare per la circonvallazione di San Vito e di conseguenza sgravare un po' la Pontebana dal traffico, dal surplus di traffico in chiave emergenziale, quindi sia per chi proviene dalla 28 sia per chi proviene da Udine. Ma servono anche misure strutturali a medio e lungo termine, come per esempio il completamento della terza corsia della 4, la riduzione dei pedaggi autostradali nella 4 per far sì che gli autoveicoli siano poi incentivati a restarci in autostrada e a non riversarsi sui tracciati principali. E poi abbiamo degli studi che da tempo devono essere fatti e completati, che riguardano la cosiddetta Gronda Nord nel Pordenonese e anche il prolungamento della Cimpello Sequals. Di cui se ne parla appunto, no, dico di cui se ne parla da anni, tra l'altro. Se ne parla da anni, ma dobbiamo ancora vedere sostanzialmente qualche evidenza di qualche studio che ci dica se è sostenibile, se non è sostenibile, la posizione dei territori, dove passano i tracciati. Queste cose le dobbiamo accelerare perché altrimenti non riusciamo a fare quel salto di qualità dal punto di vista proprio strategico. Ma non solo, come dicevo, si è parlato anche di treni e noi dobbiamo sì puntare all'alta velocità nel medio-lungo periodo, portarla anche in Friuli perché le percorrenze sono troppo lunghe, quelle che attraversano la nostra regione. Ma nel frattempo dobbiamo potenziare con degli interventi anche semplici quella che è la nostra rete, aumentandone la capacità e diminuendone i tempi di attesa. Non solo. Abbiamo dei tracciati ferroviari storici come la Sacile-Maniago-Gemona da un lato
e la Casarsa Pinzano Gemona dall'altro, che se venissero riattivati potrebbero costituire non solo un'agevole fruizione turistica per il territorio anche in combinata con la bicicletta, ma per esempio sul lato centro commerciale all'ingrosso di Pordenone costituire anche un modo per far viaggiare meglio le merci dal centro all'ingrosso verso il treno, e quindi verso Udine da un lato e verso il Veneto poi dall'altro. Quindi questo ci porta, e concludo, a dire che dobbiamo, e l'ho scritto nell'interrogazione dell'oggetto della richiesta, pianificare con una sequenza di priorità, stabilendo cosa vogliamo fare subito, cosa vogliamo fare domani, dopodomani, una serie di interventi. Questo è l'obiettivo dell'interrogazione, questo ho chiesto all'assessore a Mirante. Sì, infatti volevo anche dire, poi c'è il tema della mobilità ciclabile che non è assolutamente secondario questo, no? E poi chiudiamo, 30 secondi. Sì, 30 secondi per dire che nell'interrogazione ho riportato anche questo aspetto. Noi dobbiamo capire con che priorità completare le varie direttrici principali della viabilità ciclabile, o meglio della mobilità regionale. La FVG1 è pressoché completata, bisogna completare la FVG3, dobbiamo interconnetterle e dobbiamo anche farle scambiare, anche queste, con il concetto di intermodalità con i treni. Dobbiamo fruire in lungo e in largo della nostra regione sfruttando tutto quello che è possibile. Grazie a Marco Putto per essere stato con noi, seguiremo il tutto ovviamente. Grazie a voi. Rimaniamo in Friuli Venezia Giulia perché le previsioni macroeconomiche sintetizzate dall'indicatore del prodotto interno lordo, il PIL, per il 2022 sono pari a un più 3,6% in calo rispetto a quelle del 2021. Grosso modo i valori stagnanti del periodo pre-pandemico 2014-2019, assunzioni in aumento rispetto ai primi 4 mesi del 2022 e anche rispetto al periodo pre-pandemico, in diminuzione le dimissioni volontarie rispetto al 2022, mentre le assunzioni a tempo indeterminate rimangono elevate sul 2019. La stabilizzazione continua a crescere, quanto emerge dall'ultima indagine della regione. A preoccupare di più è la contrazione dell'export sul fronte dei prodotti manufatturieri. Ma sul caso relativo al lavoro c'è anche la protesta del Movimento 5 Stelle che si dà appuntamento a Roma per sabato 17 di giugno, pronta anche una delegazione, più delegazioni in partenza dalla regione del Friuli Venezia Giulia, con al centro il tema del precariato, del lavoro che manca e di tutte le difficoltà che riguardano proprio questo settore, visto che nel primo trimestre di quest'anno si è visto un incremento dei contratti a tempo indeterminato del 4,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma ci sono delle problematiche, ne abbiamo parlato con la consigliera regionale dei Pentastellati, Rosaria Capozzi, raggiunta telefonicamente. Andremo a Roma perché andremo a protestare pacificamente contro il governo Meloni perché rimangono irrisolte ancora troppe questioni a nostro avviso importanti, prima fra tutte il salario minimo legale, che contrariamente a quanto si sta facendo negli altri paesi d'Europa, in Italia non si vuole appunto stabilire una soglia al salario minimo che non dovrebbe essere a nostro avviso al di sotto dei 9 euro lordi l'ora. Purtroppo ci sono ancora impieghi per cui vengono pagati dai 3-4 euro anche all'ora. Per noi questo è una misura importantissima perché consentirebbe di vivere dignitosamente e di non far accesso anche a quelle misure di sostegno che poi si rendono necessarie proprio perché il salario percepito non consente di avere una vita dignitosa. Qual è la fotografia che emerge anche dagli ultimi dati sul fronte dell'occupazione in Friuli Venezia Giulia, oggetto anche questo, insomma, di una vostra presa di posizione? Ma la fotografia che viene è una fotografia appunto deludente. I dati sconfessano infatti anche le dichiarazioni del presidente Fedriga. Infatti, a tal proposito, voglio giusto citare qualche dato, ovvero l'occupazione femminile, se non ricordo bene, ha una percentuale al di sotto del 17%.
e quindi bisogna appunto migliorare le condizioni di lavoro, soprattutto per quanto riguarda la dimensione femminile. Luciano Nardelli, giornalista, qual è il futuro in questo senso di Forza Italia dopo quanto accaduto? Visto che oltretutto, oltre a essere chiaramente un collega, ma sei stato parlamentare nel primo governo Berlusconi, no? Se non erro. Sì, in quella fase del 94 sostanzialmente, quando c'è stato il primo governo Berlusconi, che poi è durato quei 6 mesi e poi vabbè, ci sono tutte le vicende successive. Per quanto riguarda Forza Italia, è chiaro che se si dovesse fare un sondaggio in questi giorni, Forza Italia schizzerebbe le stelle, perché insomma, sull'onda emotiva indubbiamente. E, insomma, Forza Italia oggi avrebbe un consenso particolarmente alto. E la prova del 9 ovviamente la si avrà sicuramente alle europee del prossimo anno. Certo è che nei prossimi mesi, secondo me, bisognerà capire cosa realmente accadrà, Anche perché è perché vero c'è che chi dice adesso. che una parte andranno verso la Lega, una parte verso Fratelli d'Italia, oppure potrebbe esserci anche un consolidamento, perché no, del futuro Ma del partito. sul consolidamento, a dire il vero, ho qualche dubbio, in quanto credo che in questo momento qua, per carità, nessuno, Chiaro. soprattutto dai parlamentari, nessuno ha un reale interesse a spostarsi da una parte o dall'altra, perché quantomeno rimangono ancora qualche anno in Parlamento, quindi nessuno ha interesse sotto questo aspetto. Quel che più, secondo me, sarà da verificare è l'effetto Forza Italia sul territorio. Perché se lo guardiamo appunto in ambito parlamentare, vabbè, questo succederà, ci saranno le solite schermaglie, anche se in questi giorni chiaramente sono tutti volemose bene, tutti hanno detto che non tradiranno quello che è lo spirito di Berlusconi e Poi quant'altro, bisognerà vedere. però poi comunque le schermaglie ci saranno all'interno di vari gruppi parlamentari, eccetera. Però secondo me, ripeto, bisognerà capire cosa succederà realmente sul territorio, perché è vero che poi Berlusconi non ha mai curato più di tanto il territorio, perché per come la intendeva lui Forza Italia, che ricordiamo che Forza Italia era nata come dire, sulla spinta di un'idea sua, che era quella di creare un movimento, diciamo, all'americana, tanto per fare un riferimento, dice, quindi Manca non un partito strutturato, anche se poi. un erede. Beh, ma l'erede era, lo si sapeva, non, cioè Ne lui sono non, stati tanti, poi abbiamo Berlusconi non l'ha visto. mai voluto sostanzialmente un erede, anche perché diventa anche difficile dire chi può essere un erede di Berlusconi, perché Berlusconi era Forza Italia e Forza Italia era Berlusconi, cioè voglio dire, no, è difficile dire sostituire Berlusconi con un'altra figura, perché lui aveva un effetto trascinamento tale che probabilmente andava anche al di là sul piano personale di quelli che poi sono stati i reali voti. Ottenuti da Forza Italia nelle varie elezioni. Quindi lui aveva un suo carisma, una sua, come dire, una sua empatia nei confronti dei cittadini che difficilmente è sostituibile oggi con una figura diversa, per dire questo è l'erede di Forza Italia. Forza Italia, secondo me, torno a dire. Lo si vedrà alle europee cosa succederà, perché fino ad allora probabilmente nessuno, neanche credo in Fratelli d'Italia, neanche all'interno della Lega, ha interesse di portarsi a casa figure al proprio interno, perché poi alla fine c'è sempre la questione delle candidature e Chiaro, quant'altro, quindi chiaro, portarsi figure nuove in questo momento credo che nessuno abbia interesse. Nel giugno del 2024 si capirà, rispetto ai risultati, quale potrà essere il reale futuro di Forza Italia, che secondo me, dopo il 2024, non credo avrà un grande e particolare futuro. Lo dico chiaro. anche con una certa, come dire, amarezza sul piano Amarezza. personale, perché l'ho vista crescere, l'ho vista nascere Forza Italia a suo tempo. Anche se non è più oggi quella che era la Forza Italia del 94, insomma nel tempo è particolarmente mutato e anche quelli che erano i valori fondanti di allora, oggi sicuramente non ci sono più. Non ci Ecco. sono più. Grazie Lucio Nardelli. Grazie a voi.
1500 giovani italiani sono arrivati al Parlamento europeo di Strasburgo per una Due Giovani dedicata proprio ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni provenienti da tutti i paesi dell'Unione Europea, ma chiaramente anche dall'Italia. Presente una studentessa di 23 anni, trevigiana. Sentiamo com'è andata proprio dalle sue parole. Sicuramente tantissima voglia d'Europa nei giovani italiani e insomma la prova è che qui 1500 persone che sono qui sono qui dal nostro paese. Per essere più vicine ai giovani ci sono veramente tantissime cose che l'Europa potrebbe e dovrebbe fare. Sicuramente c'è il tema del diritto all'abitazione, per esempio, che secondo me in Italia è particolarmente rilevante, soprattutto quando si pensa agli appartamenti universitari o comunque alle persone fuori sede. Quindi dovrebbero essere implementate queste politiche abitative, perché per esempio io che dovrei andare a vivere a Bologna a settembre non sto trovando nessun tipo di alloggio in questo momento, quindi un aiuto sarebbe importante perché darebbe a tutti la stessa opportunità di base e sicuramente noi crediamo molto in questa possibilità, in questo sogno che l'Europa è e che l'Europa, e nelle opportunità che l'Europa ci dà, che noi speriamo di sfruttare tutte. I carabinieri del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale di Venezia hanno restituito ai gesuiti di Roma due dipinti rubati 28 anni fa dalla capitale, raffiguranti Santi Pietro e Paolo. Dopo vari passaggi di mani, i militari hanno trovato le opere comparse sul mercato dell'arte nell'autunno del 2021. Il servizio. Erano stati rubati 28 anni fa e grazie a un'articolata indagine da parte dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia hanno potuto far rientro a casa presso la Curia Generalizia della Compagnia di Gesù di Roma. Si tratta di due dipinti olio su tavola di 65 centimetri raffiguranti Santi Pietro e Paolo, spariti nella notte tra il 25 e il 26 maggio del 1995 dalla cappella del luogo di culto. L'individuazione delle opere da parte dei militari veneziani è avvenuta nell'ambito di un'indagine più ampia relativa alla sottrazione di beni ecclesiastici in Veneto, da cui poi è scaturita l'azione investigativa coordinata dalla Procura di Roma. Le opere erano comparse sul mercato dell'arte nell'autunno del 2021 all'incanto presso una casa d'aste romana. Per la loro identificazione è stato di fondamentale importanza il censimento del furto presso la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, che vanta in rassegna oltre 8 milioni di beni. Le indagini sono poi proseguite nella ricostruzione a ritroso dei passaggi di mano delle opere, che ha permesso di ricostruire la storia più recente. Dopo il furto e la ricettazione, i dipinti erano stati oggetto di una peregrinazione in varie regioni dell'Italia centrale, sino alla loro messa in vendita nella capitale. I dipinti sono stati consegnati ieri sera nelle mani del padre generale dei gesuiti Arturo Sosa Abascal da parte del comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia, Emanuele Meleleo. Porto Gruaro, lotta alle zanzare, si continua a lavorare per risolvere un problema che in centro e soprattutto nelle frazioni continua a creare qualche problema. Trattamenti larvicidi, il comune è corso ai ripari ancora alla fine di maggio tramite una ditta specializzata. Il trattamento è stato eseguito nei tombini e nelle caditoie presenti lungo le vie dell'intero territorio comunale. L'ente anche quest'anno in collaborazione con ASVO ha provveduto alla distribuzione ai propri cittadini delle pastiglie antilarvali. Per contrastare la proliferazione delle zanzare è tuttavia indispensabile la collaborazione di tutti, hanno spiegato dall'amministrazione comunale, che sono invitati a porre attenzione agli spazi destinati a giardino, orto, balcone e terrazza al fine di eliminare tutti i luoghi dove la zanzara possa deporre le uova. Rimaniamo nella città dell'Emene, ancora vandalizzazione.
I vandali imperversano nel centro e alla periferia di Portogruaro, segnalati alcuni atti di vandalismo più o meno gravi, bersagliati soprattutto gli storici mulini, sradicati serti ornamentali. Si tratta per la maggior parte di gesti simbolici che indispettiscono molto la cittadinanza. Tra i beni danneggiati anche le biciclette esposte per la manifestazione di ruota in ruota che tradizionalmente si svolge alla fine dell'estate. Una delle selle è stata portata via, è accaduto alla bicicletta arancione, simbolo appunto della pedalata collettiva dei portogruaresi di fine mese, collocata sulla rotatoria del Lampo. Le fioriere sono state danneggiate, sono quelle che adornano la passeggiata caratteristica dei mulini sul fiume Lemene. Parte del terriccio è stato scaraventato sulla passerella in legno, parte invece sulla grata all'interno del letto acqueo. Nella passeggiata dei mulini in bella evidenza è comparsa anche una scritta inneggiante a Satana che qualcuno ha trasformato aggiungendo una N in Santana. Non si fa. La stagione irrigua è partita ormai da giorni. Al consorzio di bonifica Cellina a Meduna si respira un clima più sereno rispetto a un anno fa, quando già di questi tempi si parlava pesantemente di siccità. Se tutto dovesse continuare come nell'ultimo periodo, è molto probabile che la fase delle bagnature agricole non subirà alcun contraccolpo. A giugno del 2022 la siccità stava già colpendo durissimo, con invasi quasi in secca e portate dei fiumi ai minimi termini. Ora, come sembra, la situazione va decisamente meglio, lo ha reso noto proprio lo stesso consorzio di bonifica. Staremo a vedere da qui alle prossime settimane con l'avanzare ufficiale dell'estate e del periodo più caldo. L'Ente Friuli nel Mondo compie 70 anni. Ieri sera al Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons le celebrazioni dell'associazione, ricordate nell'occasione anche i 100 anni dalla nascita di Renato Appi, conoscitore e studioso della cultura friulana. 100 anni dalla nascita di Renato Appi, difatti viene presentato un libro che rappresenta il male del friulano, è così chiamato il mal del Madon, e inoltre i 70 anni dell'Ente Friuli del Mondo. Appi è stato per tanto tempo, per un lungo periodo, anche vicepresidente dell'Ente Friuli del Mondo. Oggi a Cordenons, in questa continuità della città di Pordenone, che significato abbiamo dal punto di vista della friulanità che gira per il mondo? Ma io oggi sono veramente soddisfatto di aver contribuito a portare a termine questa pubblicazione che racconta il vissuto di Appi a favore dell'emigrazione. E noi come Ente Friuli del Mondo quest'anno, poi a 100 anni dalla nascita di Appi, quest'anno si ricordano anche i 70 anni della nascita dell'Ente Friuli del Mondo, di quale Appi fu un protagonista, fu un fautore, fu un vero friulanista, ma soprattutto nei confronti di chi ha dovuto emigrare nei primi anni del secondo dopoguerra, riconoscendo i sacrifici ma i valori di questa distanza, e cercando di creare un ente, l'Ente Friuli nel Mondo, che rappresenti tutto il Friuli storico. Ecco perché il motivo oggi, non solamente Udine, non solamente Gorizia, ma anche Pordenone, siamo qui a Cordenons a ricordare questo personaggio che è riuscito a mantenere questi rapporti con gli emigrati, e quindi oggi dobbiamo rendere merito a un grande figlio della nostra terra che ha fatto tanto per gli emigrati, difendendo i loro interessi. Si è raggiunto in studio Nicola Ungaretto, che è presidente del Consiglio Comunale a Fossalta di Portogruaro. Bentrovato. Buonasera a tutti. Parliamo di un campo scuola dedicato alla protezione civile. In realtà, adesso chiaramente a livello così anche nazionale, che si sta contraddistinguendo, così come anche i funzionari da tutto il nord-est che in questi ultimi tempi sono andati in Emilia-Romagna. Ma andiamo proprio a Fossalta e Portogruaro, perché è una novità questa relativa proprio a questo campo scuola. Buonasera di nuovo. Quest'anno sarà la quarta edizione del Summer Camp appunto 2023. Promossa in primis dalla Commissione della Protezione Civile e Polizia Locale, di cui sono anche presidente, ma sicuramente finanziata dalla Giunta Comunale. Come dicevo, il quarto anno, perché questo è un progetto a lungo termine, nel senso che era nata l'esigenza proprio nell'anno del Covid
di arruolare dei volontari per il gruppo della protezione civile. Però è molto difficile che questi volontari poi rimangano nel tempo. Per cui è nata questa esigenza e abbiamo pensato di iniziare ben 4 anni fa, appunto, a organizzare questo campo scuola per i ragazzi e ragazze di terza media. Cosa facciamo in questi giorni? Quest'anno saranno previste 4 giornate. Nella prima giornata ci sarà, saremo ospiti nella spiaggia della Brussa con i volontari della Guardia Costiera di Lignano che ci insegneranno a praticare le manovre di soccorso in spiaggia ed in acqua. Il secondo giorno, insieme all'ausilio dei Vigili del Fuoco di Portogruaro e con il coinvolgimento di 2 aziende di Portogruaro, la I2 Sicurezza e la nuova Arcosald, insegneremo ai ragazzi a spegnere un principio di incendio con l'ausilio degli estintori. Quindi temi strettamente attuali, cioè voglio dire temi fondamentali. Fondamentali in caso di emergenza, perché è giusto che i ragazzi inizino ad avere il senso di responsabilità. Il prossimo anno chi ha iniziato già da un po' compirà il 18° anno, per cui saranno, noi potremo raccogliere i frutti perché potranno integrarsi ed entrare a far parte del gruppo dei volontari della protezione civile di Fossalta di Portogruaro. L'importanza insomma anche quella di continuare, no, a creare una squadra e soprattutto di far passare il messaggio alle giovani generazioni di quanto importante sia fare volontariato, ma farsi trovare anche pronti all'aiuto del proprio territorio. E non solo, perché poi abbiamo visto cosa sta accadendo anche a livello nazionale. Esatto, sia per il proprio territorio, ma anche per la propria vita personale. Quando sarà, ricordiamolo, questo campo? Questo evento si svolgerà il 6, il 7, l'8 e il 9 di luglio presso l'area festeggiamenti di Alvisopoli. Di Alvisopoli. Permettetemi di ringraziare il corpo di polizia locale coordinato da l'agente Stefanuto Ivano e del gruppo dei volontari coordinato da Alcide Monibidin. Bene, grazie Nicola Ungaretto. Grazie a voi, buona serata. Continuiamo il telegiornale, storie di solidarietà ed eroismo in Val d'Alpone. Andiamo nel 1943 fino al 1945, periodo simbolico del secondo conflitto bellico, con un elaborato realizzato proprio dai giovani che hanno raccontato come le popolazioni del posto aiutassero gli alleati. Allora vediamo quello che è un breve estratto dei lavori realizzati dagli studenti premiati in Consiglio regionale del Veneto. Aprile 1943, Montichia di Crosara, Contrada Lauri. Presso la Cava Basalti venne allestito uno dei 15 campi di concentramento sparsi nella provincia di Verona per prigionieri di guerra ex alleati, denominato Campo di Lavoro 148/1. Erano internati 60 prigionieri, sorvegliati da una ventina di militi. Dopo l'armistizio dell'8 settembre di quell'anno, i prigionieri fuggirono, riacquistando in modo rocambolesco una libertà che sarebbe durata poco se non avessero avuto l'aiuto della popolazione della Val d'Alpone. Molti fuggitivi trovarono rifugio in tante famiglie della zona, che li nascosero in buche, fienili, cantine, soffitte. Nessuno per settimane andò mai a raccogliere il mais maturo, che forniva un ottimo nascondiglio. Le donne e i bambini portavano loro cibo nei campi. I macchinisti del trenino che risaliva la valle rallentavano la corsa per farli saltar giù prima delle stazioni. Le promesse di ricompensa, 1.800 lire o 20 sterline inglesi, offerte dal comando tedesco a chi avesse consegnato un prigioniero inglese o americano, le minacce di fucilazione per chi lo avesse nascosto, rimasero parole vuote, inascoltate dalla solidarietà eroica di questa gente. Concordia Sagittaria, nell'anno del 150° anniversario dalla scoperta del cosiddetto sepolcreto dei militi che portò alla ribalta internazionale l'antica colonia romana di Iulia Concordia, continuano le attività di promozione e valorizzazione dell'area di Piazzal Cardinal Costantini portate avanti
in questi ultimi tempi. Il primo evento, sabato 17 giugno alle 19.30, vedrà esibirsi l'ensemble strumentale Concentrio, composto da Maria Elena Valerio e Anna Zordan al violino e Francesca Bigai al violoncello, che proporrà musiche di Beethoven, Haydn e Leopold Mozart, padre del più celebre Wolfgang Amadeus. Il tutto rientra chiaramente nelle manifestazioni di promozione delle realtà culturali. E con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, vi lascio come sempre alle nostre previsioni del tempo, a seguire la rubrica Momenti di Sport e Società condotta da Stefano Boscariolo e poi la programmazione che continua. Non perdetevi alle 22 l'appuntamento con il film per quanto riguarda il telegiornale. Ci rivede puntuali con i prossimi notiziari di TGM. Arrivederci.